Benvenuta Elena De Curtis, nipote di Totò. Noi siamo onorati di averla qui e dobbiamo ringraziare per questo il nostro amico Antonio Manzo che ha organizzato questa bellissima rassegna, Lumière Calici di Cinema. Prima di fare una domanda ad Antonio vorrei intanto dare il benvenuto ad Elena. È la prima volta che visiti Lecce? Allora no, sono venuta qui l'anno scorso per il Festival del Cinema qui a Lecce. Indubbiamente questa qui è una cornice completamente diversa perché è molto più affettiva. Perché si respira un'aria diciamo di affetto e di riconoscenza per un passaggio che fece mio nonno qui a Lecce, per cui per me sono tante emozioni insieme, anche perché comunque è un po' calpestare i luoghi dove lui comunque è stato di passaggio e, insomma. È un'emozione essere qui, un'emozione anche per noi, per tutti. Crescere con il mito del nonno è una cosa importante. Cos'è crescere con il mito di un nonno speciale? Cosa significa? Diciamo che per me, io avendo vissuto all'estero, perché poi sono nata in Sudafrica, diciamo per cui quest'aria l'ho respirata soprattutto in casa. Venendo in Italia e diciamo in età matura, riprendendo le redini di portare avanti tutto il lavoro che ha fatto mia madre, perché oggi purtroppo mamma con un po' l'età non può più portare avanti certe cose, mi sono presa questa responsabilità, per cui mi affaccio a nonno in un'età adulta, e devo dire che è una grande energia personale, perché indubbiamente scopro attraverso lui tante emozioni che lui ha regalato soprattutto al suo pubblico, ma c'è questa forma di affetto che non è solo l'ammirazione per il grande artista che lui è, ma è proprio un'ammirazione nei confronti della persona. Diciamo che adesso sono 2 anni che ho ricostituito l'associazione Antonio De Curtis in Arte Totò, e abbiamo messo in piedi questa mostra, forse è una delle più grandi mostre che è stata fatta su mio nonno, insieme a Vincenzo Mollica e Alessandro Nicosia, che ha avuto l'esordio a Napoli, e è una mostra itinerante. Adesso sta a Roma, dovremo stare a Catania il 27 di gennaio. Poi l'altra, Enzo De Caro ha messo uno spettacolo insieme con il contributo di mia madre e nostro, che è quello di andare a scavare proprio sull'uomo, più che altro perché su Antonio De Curtis, parlare di Antonio De Curtis, perché indubbiamente c'è sempre questa presenza duplice di Totò la maschera e l'uomo dietro che è Antonio De Curtis. Con l'esordio del cinema del teatro, Totò è la figura che è prorompente, che un po' offusca la parte di Antonio De Curtis, ma siccome nonno è anche un compositore di canzoni e uno scrittore di poesie, questa è l'anima di Antonio De Curtis, che comunque esce ogni tanto, sempre in qualche film esce fuori, perché o troviamo una sua canzone in alcuni film, ma un po' lui attraverso i film fa parlare anche Antonio De Curtis, perché mi viene in mente Siamo uomini a Caporali, dove lui fa quel famoso monologo dove naturalmente lui ha differenziato l'umanità tra gli uomini e i caporali. Per cui il progetto è questo, dovremmo uscire a ottobre con il libro di poesie e di liriche di mio nonno, perché è una cosa a cui tengo, perché lui dice io scrivo per hobby, era il suo hobby, ma a cui lui era molto affezionato. Infatti il patrimonio grosso che lui ha mantenuto è proprio quello, sono i suoi manoscritti, ed è quello il mio progetto, portare avanti tutto quello che riguarda mio nonno. Per cui queste sono chicche, no? Il ritrovare delle situazioni dove lui è stato
ecco, trovare delle persone che hanno conservato una parte che è parte di lui, insomma, ecco. Grazie Elena, è importante anche ricordarlo e ricordarlo con una rassegna, la rassegna Calici di Cinema Lumière, dedicata questa sera proprio alla figura di questo grande artista. Antonio, Totò a colori. Totò a colori è praticamente, come dire, il punto d'incontro con quella che è la storia stessa del personaggio, anzi della personalità di questa eminenza, questa figura così eminente che è appunto Totò Antonio De Curtis. E quindi in questo modo abbiamo cercato di, e cercheremo di omaggiarlo, cercando di essere quanto più aperti a quelle che sono le sensazioni che la serata poi ci darà naturalmente. Naturalmente, come diceva Elena, per lei, e questo mi ha fatto battere il cuore forte quando hai detto che ritornare a Lecce in questa occasione è un qualcosa che riguarda più un'emozione familiare, no? Un'emozione che riguarda il tuo stato d'animo, non istituzionale ma affettivo, e quindi questo, di questo ti ringrazio già a nome di tutti gli amici del Lumière e della città stessa. Quindi Totò a colori era, gioco forza, il film più pertinente ad un passaggio importante vissuto nel 1950, quando Lecce era una città nel dopoguerra che si affannava a poter trovare una strada anche economica. Quindi vedere Lecce Totò significava quasi vedere Cristo in terra. E scusatemi se sono un blasfemo in questo momento, ma era un qualcosa che giocava molto su una rinascita culturale della stessa città. Io non posso che ringraziare Antonio per questa bellissima opportunità che sta regalando alla nostra città. Ringraziare Elena per la disponibilità e per che la tua presenza qui significa un legame che continua ad esistere e che noi speriamo continuerà anche in futuro.